Mi chiamo Nicola Russo e lavoro in marmo, quando sono nato con mio fratello Gennaro Russo e con nostro padre c'era nostro nonno. Praticamente noi lavoriamo il marmo, è una cosa che lo facciamo con amore. Molti lavorano il marmo, con un unico scopo, quello di guadagnare soldi, invece noi no. Il nostro obiettivo principale è quello di lavorare bene e fare un lavoro qualitativamente che soddisfa prima noi e poi le altre persone, altrimenti noi non siamo soddisfatti del nostro lavoro se non soddisfa prima noi. Io sono Gennaro Russo, ho 62 anni, lavoro da piccolo, oltre ad avere, mio padre, oltre ad averci fatto studiare, ci insegnava alla bottega i trucchi del mestiere, diciamo così, perché solo nella bottega potevamo imparare alcuni materiali che a un certo punto, che con il calore della sabbia riuscivano a cambiare colori, come il giallo antico di Siena, e che è l'unico materiale che infilandolo nella sabbia riusciva. Invece il giallo diventa rosso e facendo questo gioco si aveva un chiaroscuro per far sì che si dava la profondità ai fiori, ai personaggi e alle cose. Ed era molto bello. Cioè, noi abbiamo sempre lavorato con passione, non per la quantità ma per la qualità. Mio padre ci insegnava tutto il modo che, a volte per esempio nello scolpire, per non far rompere lo spigolo quando il marmo era molto delicato, mettevamo un poco di Aglio. aglio che penetrando nella pietra, lo spicco d'aglio, penetrando nella pietra riusciva a mantenere Indurisce. la battuta dello scalpellino ed era una grande soddisfazione perché queste cose nessun libro te le insegnava, solo i genitori, il nonno. E così stiamo cercando di farlo con i miei figli e con tutti gli altri. Io ho dei nipoti che amano questo lavoro alla follia e lo fanno con amore. Cioè si fa chi fa il pezzo più bello, cioè Allora non si va a chi fa prima, a a chi fa chi il lo fa pezzo più bello, a chi meglio, lo fa perché è meglio. diverso. È diverso. Poi per spiegare una cosa bella di come lavoriamo noi il marmo con amore, le racconto un episodio, piccolo ma breve. Dovevamo fare a casa Miccia, in una chiesa, la chiesa delle Sentinelle, su a casa Miccia. Abbiamo fatto il trono della Madonna, le colonne, i capitelli, tutto, l'abbiamo fatto, ok. Poi il prete, dopo alcuni mesi, volle fare anche tutto il marmo Il nel Lambrino, lambrino nella chiesa. nell'altare Allora noi maggiore. portavamo un cambione ed era un rosso Montecitorio che veniva dalla Sicilia. Portavamo un cambione, dicevamo il prezzo, signor Russo, benissimo, fatelo voi. Mio padre, allora vi dico, domani si parte per la Sicilia. Si parte il sabato notte con la nave, si arriva in Sicilia e si va a comprare questo marmo rosso Montecitorio dalla Sicilia. Benissimo. Andammo in Sicilia, andammo in cava e trovammo un marmo bellissimo, più bello del Che campione, costava pure di più. che costava di più. Papà disse: voglio fare la qualità, non la quantità. Allora, a un certo Lambrino. punto, aumentando il costo, chiaramente diminuisce il guadagno. Siccome noi per una chiesa abbiamo sempre lavorato al minimo Ma proprio dei non solo per la guadagni, chiesa, per tutte le per chiese. tutto, Ma mangiare fanno per meglio. in tutto, però per la chiesa in particolare, per la Madonna, lavoriamo proprio al minimo. Dissi, papà, se tu pigli questo qua, ci costa tanto che noi guadagniamo proprio un minimo proprio. Minimo guadagno. Disse mio padre, Nicola, è meglio fare una bella figura e guadagnare il minimo piuttosto che fare una pessima figura e guadagnare chissà quanto. Quello per noi, che eravamo ragazzi, Ci è vuole un buon stato un grosso esempio. insegnamento. Io spero che E anche lo infatti. Stato capisce e aiutasse un po' più gli artigiani.